Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi, non so bene da dove mi sia venuta l'idea di questo video, però ho deciso di mettere alla prova la palette di Melissa Tani. Se non avete visto il video con questa palette, ve lo lascio qui su, dove vi mostro tutti gli ombretti, gli swatch e vi dico quello che ne penso. Vi starete chiedendo, ma cosa c'entra questa palette con un'idea video particolare? Ho avuto la brillante idea di trascrivere tutti i nomi della palette qui dentro, sono chiusi quindi non riesco a vederli, mentre qui ho trascritto delle zone dell'occhio da truccare, per esempio angolo interno, angolo esterno, piega, palpebra mobile e palpebra inferiore. Ed essendo che molti hanno descritto questa palette versatile, i colori si abbinano tutti tra di loro, anche io sono d'accordo, ma volevo un po' forzare questa frase e provare a mischiare colori che non c'entrano niente tra di loro. Io direi di cominciare a prendere uno di questi bigliettini, qui dentro si trovano quelli delle zone dell'occhio, e abbinarli poi al colore. Ho paura più che altro per gli abbinamenti, perché per esempio potrebbe capitare un nero all'angolo interno, che è orribile, sembrerebbe un pugno in un occhio, oppure una cosa tipo il panna che è chiarissimo all'angolo esterno. Quindi, allora, siamo qui, angolo interno, ok, non metterò mai a fuoco la mia scrittura, sarà un'impresa, quindi adesso peschiamo il colore dell'angolo interno. Paura? Sì. Ice, ok, benissimo. Ice sarebbe il color ghiaccio della palette, fino a qui, pazzesco. Ok, quindi questi me li tengo da parte. Andiamo avanti. Se vi seccate a perdervi l'ambaradam del pescaggio, vi segno direttamente il minuto in cui comincio a truccarmi con i colori strani. Adesso abbiamo preso palpebra mobile. Ok, per la palpebra mobile già andiamo male. Per la palpebra mobile ho pescato tan tan tan, Sparkle, ovvero l'ombretto più glitterato e pazzesco della palette nella palpebra mobile. Ma noi non ci faremo intimidire da questi abbinamenti strani e cercheremo di creare un make-up decente. Non bello, decente. Piega esterna, quindi per scurire l'angolo esterno, spero un colore scuro. Per scurire l'angolo esterno, Crystal, ovvero il colore più chiaro e shimmer della palette. Ah, ok, ho sbagliato, perché adesso ho pescato piega. Quello di prima con Sparkle dunque non era piega, ma era palpebra mobile, quindi ando a prendermi il frame dove ho pescato il bigliettino, perché avrò letto male. Palpebra mobile, Sparkle. Palpebra mobile ci sta tantissimo, quindi nella piega cosa andiamo a mettere? Ispira lui. Forse è peggio. Base, ovvero il crema chiaro della palette. Quindi abbiamo palpebra inferiore, finora ho preso un sacco di shimmer. Ok, ok, le mie facce parlano da sole secondo me. Palpebra inferiore, Lola, ovvero il nero. Va bene, poi ora mi servisse intensificare ancora di più la parte esterna, avevo messo un bigliettino angolo esterno, non c'è un angolo esterno, però qualora dovesse servire potrei utilizzare Brecky. Ok, direi di cominciare subito quindi con l'ombretto della piega, ovvero Baileys, così lo togliamo. Baileys, come vi dicevo, il colore più chiaro, quasi panna rosato. Dimenticavo, prima di tutto applico un po' di primer, quindi applichiamo Baileys sulla piega. E ok, vabbè, dai, potrebbe essere uno step tipo per settare il correttore. Io lo considero più un colore messo qui e studiato per sfumare meglio gli ombretti tra di loro, quindi metterlo nella piega non ha minimamente senso. Direi di costruire il look in base a quello che è venuto random, quindi direi di iniziare a mettere Sparkle nella palpebra mobile. Sto cercando di creare quasi una base cremosa in modo tale da fare una bella linea grafica sulla palpebra mobile. Questo colore è bellissimo. Sto cercando di creare questa base glitterata
cercando di lasciare intatto l'angolo interno e esterno. Secondo me talvolta è anche bello provare a giocare un po' così a caso con i colori, con le texture e vedere cosa ne viene fuori. Alla fine secondo me delle cose insolite e magari non calcolate potrebbe uscire anche qualcosa di carino. Che sicuramente non sarà questo il caso, però vedremo. Voi forse da lì non vedete granché, però è super riflettente, bellissimo. Era uscito poco fa Ice Angolo Interno, quindi vado adesso, così poi mi sbrigo un po' la situazione nell'angolo esterno, visto che è un po' tragica. Anche qui bagno leggermente il pennello. Io speravo di fare un look abbinando diversi opachi belli tra di loro, in realtà sta uscendo una cosa tutta shimmer, che era anche alquanto improbabile, ma non per me. Praticamente sta venendo fuori un look per Capodanno. Pensavo, vabbè, che vuoi che sia, con una palette comunque abbastanza basic come questa, salterà fuori una cosa carina, semplice. Semplice. Vabbò, andiamo all'angolo esterno con Drachi, quindi il colore beige. Quantomeno si riesce a dare un po' di forma. E infine nell'altro bigliettino bonus, tra virgolette, ho scritto anche piega esterna crystal. Quindi mi tocca farlo. Beh, in teoria posso anche, cioè non c'è scritto da nessuna parte che io debba caricare il colore, posso anche tamponare un po'. Giusto? Per finire, palpebra inferiore, Lola. Sembra tipo il trucco di una signora di 70 anni che si è truccata al buio. Ma dobbiamo ancora mettere eyeliner e ciglia finte. E io so in cuor mio che questa cosa mi può salvare. Ok, non mi aspettavo neanche di fare questo look un po' egiziano, un po' alla Cleopatra, però per salvare un make-up nella creatività tutto è concesso, tanto non devo uscire a fare la spesa. Alla fine questo è il risultato finale. Scusate, le ciglia finte si stanno ancora incollando, ma va bene. In tutta onestà poteva sinceramente andare peggio. Alla fine quella creatività l'abbiamo un po' recuperata. Quello di oggi era solamente un video di intrattenimento e divertimento, ma qualora non fossi ancora iscritto ti invito a farlo, non ti costa nulla il tastino rosso con la scritta iscriviti. Se ti è piaciuto questo video lascia un like. Noi ci vediamo al prossimo video, io vi mando un grande bacio. Ciao!